Welcome to another exciting edition of Trick or Treat, where you answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. In tutto questo avevo non avevo il microfono acceso, dopo ne parliamo. Piacere, presente? No, assolutamente no. Dai, non ho detto sì. Madonna, Silent Hill. Ecco. Non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Vabbè, ok. Madonna, ma io come me le ricordo ste cose? Credo di no. No. Hanno cambiato tutto! Non me le ricordo ste cose! No! Ecco. Allora, Walter Sullivan, te lo dico io già questo. Almeno questa me l'hai lasciata uguale. Questa forse l'ha lasciata uguale. Ecco, me l'hanno cambiata pure, non me la ricordo, la bambina, la sorella. Penso Miriam, perché Ether no. Vabbè, me le cambiate tutte, amici miei, no. Con Maria, quando c'era Maria era più figo però. Madonna, ora mi hanno cambiato tutte le risposte. E io non me le ricordo mica. Vabbè. Dettagli. Maria, dove sei? Ecco. Quale nemichetto c'è là sotto? Ciao, nemico. Entriamo qua. Che è chiusa, ovviamente. Sei a destra? No, sei a sinistra allora. Dove stai, amica? Sei là? Oh, ma mi apri sta cavolo di cosa che ogni tanto non fai niente. Boh, andiamo in sala manutenzione.
Ok, qua siamo tornati dall'altro lato. Ah, ok, qua siamo proprio dall'altro lato dove eravamo prima. Sì. Stai buono lì. Allora, avete capito, chiunque vedrà queste live, le tattiche per i mannequin, ragazzi. Almeno un colpo li indebolisce già. Ma sei alzato! Come cazzo hai fatto ad alzarti? Ma stati giù! Oh, questa è la prima volta che mi si è alzato. Dai, che mi hai preso lo stesso, porco mondo. Madonna, io te ti ammazzo lo stesso di nuovo. Come hai fatto ad alzarti? Eppure tu. Ovviamente chiuso. C'è qualcosa qui? No, nulla. Sono delle gambette strane? Dov'è che siamo qui? Ah, dall'altro lato. Dai, dove sei? Che rutti? Che almeno ti do un bel colpo di pistola e ti faccio. Ti stendo, guarda. Niente, mi deve forse andare lì. Vabbè, prendiamo munizioni.
Sì, vabbè. Vaffanbarodo, va. Così, tanto per. Ah, là c'è lo stronzo che si è alzato prima. Un anello? James. Mary. Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. What? Well, we have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and... I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Madonna, le stesse cose ti hanno fatto dire. Sì, andiamo. No, no, non ti acceco, non ti preoccupare, Maria. Allora, Maria, andiamo, va. Andiamoci a divertire un poco e purtroppo andiamo a fare il tuo destino, che sappiamo tutti purtroppo quale sia. Intanto dove siamo? Ah, mi sa che dobbiamo andare giù. Infatti. Ah, dobbiamo andare su, no giù. Andiamo su. Non si può. Ah, siamo tornati al primo piano. Ah, la tua piscina. Andiamo, Maria. Maria, dove vai? E se ne va.
Che hai, Maria? Ah, vada, decide lei. Vabbè, Maria, scusa. Maria! Non andare dove non devi. Ma dove vai? Che poi ti acceco. Ah, qua è diventato un vuoto. Molto bene. O molto male in realtà, però va bene. Ovviamente è tutto fin troppo tranquillo. Sappiamo bene che la tranquillità durerà molto poco. Soprattutto quando ci sono i mannequin in mezzo che rompono le scatole. Maria, non te ne andare! Ma madonna! Ecco. Sala dottori. Questa ovviamente non si apre. E noi andiamo di qua. Ah, il frigo. Ci sarà la scena del frigo qua. Is that what I think it is? Sì, Maria, è il frigo. Having trouble there? Yeah. You think you could give me a hand? Me? You're supposed to be the big man around here. How's a little girl like me supposed to help? Fine. Cute, is it? Here, why don't you take it? Thanks. Si pulisce pure. So, where to now? Boo. Come on. I think I know where those rings belong. Ah, sì, ok, hai ragione, James. Il problema è quello, andare a mettere gli anelli. Allora, Maria, vieni. I pazienti diventeranno la diagnosi. I pazienti diventeranno la diagnosi stabilita per loro quando guariranno, in quanto il mio obiettivo è sempre quello. Sì, ciao. Sempre per tutto il personaggio, soprattutto quando i sintomi diminuiranno. Ma che cazzo c'è? Cosa hai scritto? Vabbè, senza. Infatti. Boh, Maria. Andiamoci a divertire, va? O meglio, tu vai a morire, purtroppo. Però, sono dettagli. Allora. Salvare! Allora, io devo andare sopra, quindi andiamo all'ascensore, Maria.
Cos'era sta roba? Era quello lì della... Era la 1, la 2 o la 3? Ma non me le ricordo più io, picciotti. Fosse stato quello originale. 3. Due. Uno. Ecco. Lo sapevo io. Vabbè, tanto abbiamo salvato, va? No! Non mi si apre più! Bastardo. Tutto calcolato. Io purtroppo me le hanno cambiate. Come faccio a ricordarmelo? Come faccio a ricordarmelo se me le hanno cambiate? Allora, aspetta, fammi solo vedere che magari me le ha segnate da qualche parte, in qualche modo. Punto di infermiera. No, mi sa che non... Solo queste. Merda. Allora, il primo erano le persone. Io ricordo che erano un'ottantina le persone. Poi, la via. La via non è la 2, quindi facciamo la 1. Jamie. Sto bene, Maria, non ti preoccupare. Madonna. Niente, io brancolo nel buio. Fosse stato l'originale, tutto andava a posto, ma così. Allora, aspetta, ma non ci... Le mappe... ma non me ne fa vedere la mappa della città, mi sa. Figurati se mi fa vedere la mappa della città. Mappe. Fammi delle mappe, almeno capiamo. Sander Street magari era? Ma il problema è... dov'era Sander Street? Quello è il problema. Madonna! Come ho fatto? Ammuzzo, ragazzi. Cioè, nel senso, ammuzzo. Alla fine ho detto, se non ero 80, io metto 40. E la via, non mi ricordo, ma io metto la terza. E poi il nome, l'unica cosa che ero certa era il nome della ragazza. Perfetto. Ci siamo riusciti, dai. Al terzo tentativo. Via. Andiamo, Maria. Però vado prima pure a salvare. Perché l'abbiamo fatto. Comunque è carino il fatto che abbiano modificate le risposte, perché comunque effettivamente se lo lasciavano uguale io lo facevo occhi chiusi. Era... Aspetta, fammi vedere, è il secondo piano dove dobbiamo andare? No, se mi è interrato. Era il secondo piano, se non sbaglio. Sì, secondo piano, ok. Scusa. E voilà. Vabbè, qua abbiamo la statua. Statuetta. Lei è un angelo che nessuno vede. Solo io posso vedere la signora della porta. Loro non possono camminare sul suo ponte. Di filo il peso delle loro colpe li fa cadere come orridi e rigonfi cadaveri. I loro peccati li divora. Ecco,
peccati e peccatori allo stesso modo, lei mi salva. Lei è un angelo. Ok, quindi. James? What's wrong? Let's just get out of here, okay? Maria, pure io me ne vorrei andare. Per la serie sta diventando un salvataggio unico. Ci fossero il numero dei salvataggi, sarei arrivata a 60 salvataggi. Pur di... Oh, chiamo Stianelli. Siete sicuri di andare giù, ragazzi? Io non ve lo consiglio. What's wrong? I thought you wanted to get out of here. I know. It's just... Something doesn't feel right. Come on. It's gonna be fine. Sappiamo tutti che non andrà bene. Fare questa parte ogni volta mi distrugge. lo so. Che faccio 90.000 salvataggi è abitudine, per lo più possono sempre servirmi certi salvataggi per registrare, fare. Qua la mappa non me la mette. Qua è chiuso se non sbaglio la porta. Tanto non mi ci fa mica andare. Madonna santa! Dai Maria! Andiamo, va! Ecco, salva, bravo, dai! Voilà! Vai, vai, vai! Perché, nonostante so come vada a finire, ho l'ansia in questa parte? Io non... Ho l'ansia, ragazzi, nonostante so come vada a finire. Voilà.
Allora, sì, questa parte mi distrugge ogni volta che la vedo, quindi soprattutto qua mi ha totalmente buttata giù, lo ammetto. Questo è il motivo del mio silenzio. Purtroppo questa parte è sempre così. Soprattutto qua devo ammettere che nonostante non sia scenica come il primo, colpisce molto di più. Quello sì. Madonna, amica mia. Ciao. Boh, meno le cose le ho prese, chi se ne frega. Ragazzi. Abbiamo finito il Brookhaven Hospital e andremo avanti prossimamente. Ci vediamo domani per un altro episodio e grazie di essere stati qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere like, commentare e scusarmi per il silenzio di prima. Ciao a tutti.